esperienze che tante volte noi parliamo di qua e non sappiamo quale risonanza ha l'insegnamento che noi facciamo, quali dubbi possono permanere. Io vorrei che di tanto in tanto si facesse come fece Gesù quando fu trovato nel Tempio in mezzo ai dottori che lo interrogavano e lui rispondeva, perché il metodo ai tempi di Gesù era questo: c'erano i discepoli attorno al maestro ed erano i discepoli a interrogare il maestro, per cui il maestro rispondeva a tutte le istanze dei discepoli e così l'insegnamento era più recepito perché erano gli stessi discepoli che sollecitavano il maestro a parlare di un dato argomento. Ora, questo metodo non si usa, in genere c'è il maestro che fa la sua bella così predica, esortazione, una bella conferenzina, e poi se c'è qualcuno che ha da dire qualche cosa e poi nessuno parla. Sarebbe una cosa opportuna invece procedere, ecco, in modo diverso, almeno di tanto in tanto. Ed è questa sera che io vorrei che foste voi a chiedere dilucidazione su argomenti che interessano tutta la comunità, sull'andamento della preghiera, sull'andamento dei ministeri, sul giubileo, sulle indulgenze, su ciò che noi trattiamo in questi giorni, in questi tempi e che più ci interessano, oppure su qualche cosa su cui si è parlato ed è rimasto qualche dubbio da chiarire. Almeno questa sera io vorrei procedere in questa maniera, perché a volte ho l'impressione che io parlo o un altro parla, chi si recepisce, chi non recepisce, e l'insegnamento trova il tempo che trova. Quando invece l'insegnamento consegue ad un dubbio, a un'interrogazione, come si fa nelle tavole rotonde, forse qualche cosa resterà di più. Siete convinti di questo? Allora, vediamo un poco, almeno di tanto in tanto, tastare il polso all'Assemblea su che cosa voi vorreste che noi parlassimo quando ci mettiamo qua, che cosa voi vorreste che noi chiarissimo di più, su cui noi insistessimo di più. Quale proposta potreste fare perché noi possiamo discutere questa proposta, vedere sia attuabile o non attuabile, per cui io lascio un poco di spazio a ciascuno di voi, però che siano cose costruttive, cose serie, cose su cui conviene fermarci. Sul giubileo tante volte si è parlato, comunque però insistere sempre sullo spirito del giubileo è una cosa buona. Il Papa ne parla nell'enciclica Incarnationis Mysterium. L'abbreviazione è IM. Quando vedete una citazione IM è Incarnationis Mysterium, dell'incarnazione il mistero in latino. Ora, tante volte è stato parlato, è stato detto qualche cosa sul giubileo. Possiamo aggiungere tante tante cose, però lo spirito del giubileo qual è? Lo spirito del giubileo è ritornare allo stato di prima, cioè noi abbiamo la remissione dei debiti.
Questa è la caratteristica del giubileo antico, remissione dei debiti e poi ritorno al possesso di prima, per cui abbiamo un giubileo religioso, un giubileo economico, un giubileo economico, queste tre parole, giubileo religioso. Era la remissione dei debiti contratti con Dio. Dio rimetteva tutti i debiti e questo senso religioso è preponderante nel nostro giubileo cristiano. Noi abbiamo dei debiti verso Dio a causa dei peccati che facciamo. Abbiamo il reato della pena che dobbiamo scontare una volta che è rimessa il reato della colpa. Però il Signore condiziona la remissione del debito, ossia della pena che dobbiamo scontare in questa vita e nell'altra, alla distruzione del peccato dentro di noi. Che cosa significa? Se noi restiamo legati al peccato, questo condono non è completo, non è perfetto. Per avere il dono completo, il condono completo, la libertà, cioè la liberazione degli schiavi, la liberazione dei prigionieri, dobbiamo noi rompere qualunque affetto al peccato. Cioè non dobbiamo essere legati al peccato, anche veniale. Ed è qui che casca l'asino, perché tante volte noi ci confessiamo. Ci comportiamo bene, però abbiamo un legamento a qualche peccato, anche leggero. Affettivamente siamo legati a quel peccato e con la volontà non vogliamo liberarci da quel peccato. Ora, per avere il condono completo da parte di Dio, ci vuole che noi facciamo una rinuncia completa al peccato, per rimetterci totalmente nella volontà di Dio, cioè entrare totalmente nella volontà di Dio. Quello che piace a Lui, io voglio fare. Quello che piace a Lui. E se a Lui non piace che io faccio questo peccato, io propongo di non farlo. Può darsi che la mia debolezza mi porti al peccato, ma questo non nuoce. Si tratta dell'attaccamento della volontà o del cuore al peccato. C'è un peccatuccio a cui io sono legato e a cui non intendo rinunziare. Io, per esempio, ho il peccato che ogni sabato sera mi debbo ubriacare. Devo prendere mezza bottiglia di vino Marsala oppure devo sbronzare con whisky oppure. È un'abitudine a cui non voglio rinunziare. Poi ritorno a casa mezzo inebetito, do bastonata a mia moglie, oppure faccio improperi ai miei figli, poi vado a letto e tutto mi passa da domani mattina. Ho questa abitudine a cui non voglio rinunciare. Questo certamente è un peccato davanti a Dio. Ora, se tu non rinunci a questa abitudine cattiva, è inutile parlare di condono completo di tutti i tuoi debiti, perché la tua volontà è legata al peccato e va un po' contro la volontà di Dio, perché Dio non vuole che tu ti ubriachi, che tu ti sbronzi, che tu vada fuori ragione. Chiaro questo? Ora, questi peccati possono essere anche leggeri, piccole, però veri peccati, non difette, perché i difetti ce li abbiamo tutti e nessuno può vantarsi di essere senza difetti. Ci sono tanti peccati di fragilità, io mi arrabbio, io succede questo, mangio questo, ma è l'attaccamento al vizio, l'attaccamento a un'azione, l'attaccamento cioè al peccato. E questo attaccamento che nuoce,
come diceva bene Santa Teresa, c'è una colomba, c'è un cardellino che non popolare. Poco importa che sia legato con una corda o sia legato con un filo grosso o con un filo piccolo, anche con un piccolissimo, se quel cardellino non può volare, è sempre legato. E così avviene quando la nostra volontà è legata anche da un debole così filo, certamente non può volare. Ora, per avere il condono completo di tutte le pene dovute ai peccati, bisogna che la nostra volontà sia completamente aderente a quella di Dio. Innanzitutto fai un buon proposito, poi nonostante il proposito tu cadi, chiede perdono a Dio. Quello che è necessario, quello dicevo, che non ci sia un voluto attaccamento al peccato, a un difetto, cioè a un peccato vero e proprio, anche veniale. Signore ti darà la forza di liberarti anche da questo. Tu preghi il Signore perché quando non hai la forza, riceve da Lui la forza. Al tempo, ve lo dicevo, al tempo di San Filippo Neri, quando ci fu il giubileo, due soltanto guadagnarono l'indulgenza, San Filippo e San Felice, la Cantalice, tutti gli altri no, eppure centinaia di migliaia che venivano a Roma. Questo significa che non guadagniamo, se non c'è il condono totale, completo, c'è un grandissimo condono dei peccati, delle pene dei peccati, per cui tanto purgatorio non lo faremo. Come? Il fumo, certamente, è un vizio, un vizietto. Comunque avere il vizio del fumo certamente non è una cosa buona. Uno deve essere disposto a liberarsi, almeno il proposito di liberarsi dal fumo, proposito, e poi si sforzerà di liberarsi quando è un vizio, perché se non è un vizio di tanto in tanto tu fumi, è come se prendo un bicchiere di birra oppure il caffè che prendi al mattino, capito? Ma se tu per esempio prendi 10 tazze di caffè e non ci puoi stare senza tazze di caffè, già diventa un vizio. La volontà è legata a quel caffè, capisci? Che sono un poco sordo, sto diventando avanti. Mettiti qua vicino. Io ce l'ho. Quanto è? Qua, vediamo qual è. Dammi. È quella mia, dammi. Mettilo qua. È una cosa buona, è una grazia di Dio. Una grazia particolare di Dio. Male, se uno mormora, se tu mormori per esempio, e non propone di non mormorare più, secondo mormorare è peccato, censurare un altro è peccato. Se tu coinvolgi un'altra persona nel bene è un merito, se lo coinvolgi nel male è un male, capisci? È una cosa buona. È chiaro questo, tutto è grazie di Dio, il bene che facciamo è sempre grazie di Dio, per cui ringrazi piuttosto il Signore che ti dà questa grazia di coinvolgere altri nel bene.
Tu, per esempio, prima non andavi a messa, tanto per dire, poi vai a messa, poi dici, ma voglio coinvolgere mio marito, dici, vieni a messa e coinvolgi tuo marito, poi c'è tuo figlio, tua nuora, o tua cugina, tua amica, ci viene alla messa. Questa è una cosa buona, coinvolgere nel bene, e acquisti tanto merito davanti a Dio. È una buona cosa. Io ho smesso di fumare, invito mia cugina, mia fratellina, la mia amica a non fumare più. Se tu arrivi a coinvolgerli in questo, già hai fatto un'opera grande. Fermi il tempo quando si ferma. Vuol dire che la conversazione piace. Piace. Allora, questo è un male perché anche, sì, piace conversare, però bisogna, se si è in molti, beh, questo, se lo fai una volta, beh, te l'avanti, ma se lo fai continuamente, per cui tu siete in 10 e tu parli soltanto con una persona e ignori tutte le altre, non è una buona cosa. E va di qualche non interessa, vuol dire che non interessa, comunque, però non perdiamo molto tempo su questo, va bene, già ti ho risposto, va bene? Ti ho risposto già, bene. Sì, questo è un discorso molto lungo, soltanto in breve ti posso dare la risposta. Appartiene alla storia della Chiesa, potremmo fare non una conversazione, ma 10 conversazioni, perché è un problema molto grosso che dura da secoli. C'è stato sempre un po' di antagonismo tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa di Occidente per cause politiche, che poi si sono riversate anche sul piano religioso. C'era l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente. Per cui c'era questa predisposizione. Poi incominciarono con alcune questioni, la questione per esempio della Pasqua, la questione degli azimi, cioè la questione del battesimo, cioè la Chiesa orientale usa celebrare la Santa Messa con il pane fermentato, pane comune. La Chiesa d'Oriente, l'Occidente invece, celebra in pane azimo, perché Gesù celebrò in pane azimo la Pasqua, per cui consacrò col pane azimo, però pane è quel e pane è l'altro. E allora poi le due specie, siccome Gesù è vivo anche in una sola specie, e se è vivo contiene virtualmente il sangue, il pezzo di pane o il pezzo di ostia, allora si usa il sacerdote a fare due specie, il semplice fedele può fare anche una sola specie lo stesso. Così non andiamo a queste sottigliezze. Invece loro, quello dell'Oriente, vogliono tutte e due le specie e per di più in pane comune. Per cui sono modi di agire, rubriche, cioè modi di celebrare un mistero. Eppure questi modi di celebrare un mistero hanno indotto a delle divisioni, capito? Il battesimo le fanno per immersione, ma anche noi facciamo per immersione. Qualche volta anche noi, eccezionalmente, celebriamo in pane comune. Tante volte noi diamo la comunione sotto le due specie. Non dovrebbe essere questione di dividere, è una questione su cui ci si poteva accordare. Ma siccome si era pignoli e ci si basava su queste cose, anche perché c'era pure una politica civile, e allora ecco, avvengono le divisioni. Un'altra questione era la cosiddetta del filioque, cos'è il filioque? Secondo gli orientali, il padre e il figlio emanano lo Spirito Santo,
Per cui, come se fossero due principi, cioè il padre, così dà lo spirito, il figlio dà lo spirito. Invece dicevano che procede soltanto dal padre, mediante il figlio, non insieme dal figlio. Per cui le due dizioni sono queste: procede dal padre mediante il figlio. Invece i latini dicevano procede dal padre e dal figlio. Però nel Concilio Vaticano II vengono usate le due formule. C'è qualche volta che viene detto procede dal padre e dal figlio, come nel Credo, qualche volta è detto procede dal padre mediante il figlio. Sono sottigliezze, ma queste sottigliezze hanno diviso la Chiesa, capito? Qualche altro? L'ultima domanda perché non posso parlare molto. L'indulgenza, ve l'ho detto, è la base, eh? È il distacco dal peccato. Va bene? Distacco dal peccato. Se c'è il distacco dal peccato, allora siamo proprio nel vivo dell'indulgenza. Poi ci sono i modi stabiliti dalla Chiesa per avere l'indulgenza. Sono le opere indulgenziali e la visita ad una Chiesa che rappresenta così il pellegrinaggio, la Chiesa stabilita che in campo internazionale. E Roma, Gerusalemme soprattutto. A Roma le quattro basiliche, a Gerusalemme tre basiliche. In campo così diocesano è la cattedrale e qualche santuario, per esempio qui a Palermo, santuario della Milicia, santuario di Monte Pellegrino. Poi più in là forse sarà anche la parrocchia. E bisognerebbe fare a piedi, però anche un breve tratto. Un breve tratto. Si va là, si recita un credo, un Padre nostro, un'Ave Maria e un Gloria Patri. E poi si fa un'opera buona. Un'opera buona può essere un'elemosina, un'opera buona può essere la visita ad un malato, una qualsiasi opera buona. Allora si guadagna l'indulgenza. Per cui consiste in distacco dal peccato, confessione e comunione, così è la parte sacramentale, la parte delle opere, che sono preghiere, e un'opera buona. Per gli ammalati come si fa? Basta la cappella dell'ospedale. E se non si può muovere, basta il suo letto dove giace ammalato, perché anzi sono gli ammalati che debbono essere messi in condizione di poter usufruire. Per cui l'ammalato che non si può muovere, si confessi, si comunichi, offra la sua penitenza al Signore e recita un Padre Ave Gloria e il Credo. Ma chi non potesse fare neanche questo, basta la buona volontà. Cioè la Chiesa è molto larga, riguarda gli ammalati, e a quelli che non possono agire. Ma chi sta bene deve fare quello che è stato prescritto. Vi parlavo io dei tre giubileo, questo è il giubileo religioso. Poi c'è il giubileo economico e poi c'è il giubileo ecologico. Per gli antichi, quello economico qual era? Che ancora noi dovremmo usare. Cioè è la remissione dei debiti, non c'erano più debiti, per cui chi era un creditore doveva rimettere il debito al debitore. È una bella cosa, era bene. Per cui non c'era più chi deve dare e chi deve avere. Era la remissione di un debito. Per debito non soltanto si intende il debito materiale, ma anche il debito morale, per cui c'era il perdono del fratello che aveva mancato.
ecco, debito morale, per cui c'è questa opera che noi facciamo, la remissione dei debiti materiali e dei debiti morali, per cui abbiamo la pacificazione con il vicino, con il fratello, con tutti gli altri, questa pacificazione. E questo ritorno all'eguaglianza. Non c'è né chi deve dare né chi deve avere, non c'è né chi deve perdonare e chi deve chiedere perdono, perché c'è il perdono generale e il condono generale. Questo era quello economico. Poi c'era quello ecologico, il riposo alla terra. La terra doveva riposare, era lo sfruttamento della terra. Siccome la terra è del Signore, è un pensiero ricorrente e che noi abbiamo dimenticato, nessuno ha il possesso delle cose. Siamo tutti inquilini sulla terra, perché la terra è di Dio, gli alberi sono di Dio, gli animali sono di Dio. Dio li dà in uso all'uomo, gli animali, gli alberi, la terra stessa sono dati in uso all'uomo. L'uomo non può appropriarsene. Ora Dio reclama il riposo della terra. Per cui nel giubileo non si seminava né si arava, si mangiava del frutto che la terra dava, o dell'anno precedente, se si trattava di biade, oppure quelli spontanei che nascevano senza semina. Allora, di quelle si poteva mangiare, ma non si arava, non si seminava, perché c'era il riposo della terra. Così anche gli animali avevano un certo riposo, pascolavano, ma non erano adibiti al lavoro. Era il riposo generale, riposo ecologico della terra, degli animali, di tutto. Era il sabato, giorno di riposo. Ora noi abbiamo dimenticato il sabato, ecco una legge perversa, un costume perverso, quello di aver abolito la domenica. La domenica si può lavorare, e si rischia di perdere il posto quando non si lavora in un'azienda, per esempio. Ed è un danno anche quello dei negozi, i negozi aperti di domenica. Perché è un danno? È un danno religioso, familiare e sociale. Perché mentre prima c'era la domenica, il giorno festivo, in cui la famiglia si riuniva ed era libera di andare di qua e di là, adesso questo non succede più. Viene tolta la famiglia, il giorno consacrato alla famiglia, consacrata a Dio, consacrata alla famiglia, consacrata a se stesso al riposo. È un costume perverso perché togli il giorno del riposo, il giorno di Dio, il giorno della famiglia, una legge perversa. La cosa più buona sarebbe ribellarsi, però in massa. Se noi fossimo cattolici uniti, noi che siamo la maggioranza ci ribelliamo a questa legge, ma questo non lo facciamo. Oppure sabotare la domenica, non andando nessuno a comprare, prendere questa abitudine, ossia nessuno deve comprare di domenica, né mangiare, né vestiti, niente. Di domenica non si compra. E allora i negozianti dovrebbero pensarci. Però siccome noi non siamo uniti, ecco che le leggi, anche quelle inique, passano facilmente, l'unione fa la forza, noi questo non lo comprendiamo ed ecco perché diventiamo schiavi di qualcuno o di un'oligarchia, di alcuni i quali possono manipolare tutto a nostro danno, possono fare le leggi che vogliono.